torniamo al campo. Torniamo per un attimo al campo, anche se non è facile, visto che questa pausa delle nazionali ci ha un po' portato un po' di confusione. Come quella precedente, come quella precedente, perché nella precedente era uscito fuori il caso Pogba. Esatto, quindi siamo ormai abituati a queste pause nazionali che magicamente hanno questi macro obiettivi e questi macro argomenti. Però, ecco, tornando un attimo al campo, la domanda che ti faccio è che idea ti sei fatto della situazione di quest'anno relativamente a Max Allegri? Cioè, veniamo da un'annata molto complicata in cui praticamente gran parte della tifoseria chiedeva un grosso cambiamento, non soltanto per quanto riguarda la figura del direttore sportivo, quindi arriva Giuntoli, ma anche con una nuova figura in ambito, appunto, da un punto di vista dell'allenatore, per dare una svolta, forse per dare un po' più di entusiasmo, forse per cercare un allenatore che potesse valorizzare ancora di più i giocatori che ha in rosa, che sono molto giovani. Ecco, ti sei trovato d'accordo con la scelta della società di confermare Allegri? E soprattutto, secondo te, questo matrimonio quanto andrà avanti? Oppure se evidentemente c'è qualcosa sotto, cioè magari un accordo sotto banco della serie facciamo un ultimo anno e poi l'anno prossimo ci salutiamo senza farci male, non so, tu che idea ti sei fatto? No, secondo me è stato giusto confermarlo, so benissimo che i tre quarti o comunque una buona parte della tifoseria juventina avrebbe voluto un avvicendamento, ma io credo che Allegri l'anno scorso abbia fatto un lavoro incredibile, ha svolto 4-5 ruoli, non solo allenatore, ricordiamo con questa spada di Damocle che pendeva sulla testa della Juventus, della squadra, ha dovuto compattare lo spogliatoio, ha dovuto fare il dirigente, l'uomo immagine, l'uomo comunicazione, quindi il lavoro secondo me è stato di livello. Poi se i conti della Juventus fossero stati diversi, magari si sarebbe anche optato per un esonero. In una situazione con casse fiorenti come 6-7 anni fa, credo che probabilmente si sarebbe cambiato, comunque c'erano delle opportunità di cambiare. Questo è un anno fondamentale per Allegri, perché da quello che mi risulta la società, ma se ricordiamo anche le dichiarazioni pubbliche di inizio giugno, no, con l'amministratore delegato Scanavino che confermò Allegri, io ho avuto notizie il 21 maggio, insomma l'avevo scritto, le avevo date, ma non perché faccio il profeta, avevo avuto delle buone informazioni. E la di Scanavino disse: da Allegri e comunque all'allenatore la società chiede un'espressione calcistica migliore, quindi legata al gioco, e anche dei risultati sportivi migliori. Quindi a parere mio Allegri si gioca tutto in quest'annata, deve dimostrare che sa maneggiare ulteriormente i giovani, sa farli crescere, sa dare dei dettami di gioco diversi rispetto al difensivismo spietato visto l'anno scorso. Mi sembra che a inizio campionato qualcosa si sia visto, no? La pressione è alta, il gioco a un tocco, richiedendo di giocare in avanti con più velocità. Però questa è un'annata fondamentale, cioè se Allegri saprà dare ulteriormente un gioco e raggiungere degli obiettivi, ancora un anno di contratto, altrimenti se le cose non dovessero andare bene, probabilmente la prossima estate le due strade potrebbero dividersi. Però insomma siamo a ottobre, c'è ancora molto moltissimo da fare, alla ripresa del campionato ci sarà un Milan-Juve che è una prova di maturità nonostante le tante assenze sia in casa Juve che in casa Milan, ma i bianconeri devono dare una risposta di livello in un teatro, un palcoscenico come quello di San Siro. Se poniamo il caso Allegri decidesse quest'estate di dire: signori, basta, io vi ho portato in Champions League, però dopo due anni, dopo tre anni e mezzo del genere, tra polemiche, continui problemi extracampo, plusvalenza e quant'altro, insomma, se in mezzo a tutta questa baraonda lui dicesse di salutare, ecco, la domanda che faccio è: quale sarebbe secondo te l'allenatore ideale per questo tipo di Juve? Cioè non quella dei Ronaldo, Higuain, Dybala, Tevez, ma quella dei giovani, e quindi di questo tipo qua, c'è un allenatore che possa sì portarti alle vittorie, ma anche a valorizzare al meglio questi ragazzi. Quale sarebbe il nome che ti piacerebbe di più? Guarda, a me un anno fa lo avevo detto, mi ero espresso, a me avrebbe intrigato assolutamente
la chiamata di Tudor, perché è un allenatore giovane che ha delle idee, sa far girare bene le proprie squadre, non ha problemi a lanciare i giovani, ma come non li ha neanche a lei, perché insomma, cioè, oggi abbiamo un roster di giovani così presi e travasati dalla Next Gen in prima squadra, lo si deve anche all'allenatore. Però Tudor è tra l'altro un nome sulla bocca di tanti, lo è stato particolarmente in estate, e se Allegri non dovesse rimanere credo che insomma Igor Tudor potrebbe essere un nome spendibile, lo è stato in alcuni contatti da parte di un dirigente in particolare quest'estate, però è un'esperienza che potrebbe essere estremamente interessante da seguire. Chiudiamo con un'ultima domanda, ricollegandoci a Allegri. Ecco, Allegri, sì, va bene tutto, lui non si lamenta mai, però forse dopo il caso Fagioli e dopo il caso Pogba potrebbe andare alla dirigenza e dire: signori, forse qua abbiamo un problema. Ecco, secondo te verrà accontentato, o meglio, verrà in qualche modo aiutato in sede di mercato a gennaio? O meglio, a gennaio, perché a gennaio andrebbe fatto qualcosa, oppure sarà l'ennesima prova di resistenza, cioè mi tengo quelli che ho e vado avanti per la mia strada, fermo restando che l'extracampo, quindi caso doping e caso scommesse, ti ha portato via forse i due centrocampisti più tecnici che in rosa. Ecco, secondo te sarà necessario un intervento, eventualmente su chi? Assolutamente sì, anche solo a livello numerico. Tu parlavi di centrocampisti tecnici, di Fagioli abbiamo detto, Pogba insomma ci vorrebbe un miracolo perché non venisse squalificato, quindi anche a livello numerico la Juventus aveva 7 centrocampisti e si ritrova con 5 nomi. Stiamo parlando ovviamente di Rabiot, di Locatelli, Miretti, Nicolussi Caviglia e McKennie, cioè hai bisogno di almeno 6 centrocampisti. Ecco perché, nonostante le casse non floride, la Juventus, ricordiamo l'aumento di capitale che Gianelka ha immesso di 200 milioni, io credo che un centrocampista la Juventus debba assolutamente cercare di farlo a gennaio. Samardžić piace, Diarra è un giocatore che piace, la Juventus in estate aveva sondato Thomas Partey, ma costa molto, aveva provato con altri giocatori che poi hanno deciso di andare bontà loro in Arabia, quindi significa che già in estate qualche dubbio sulla tenuta del centrocampo c'era. Io penso che a questo punto sia assolutamente inevitabile per la Juventus andare a fare mercato, almeno un nome che possa elevare il tasso qualitativo del centrocampo. La Juventus a gennaio deve provare e fare di tutto per portarlo a Torino. Perfetto, perfetto. E allora Franco, che dire, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, invito ovviamente i nostri amici qui sotto nei commenti a dirci a loro su tutti questi argomenti che hanno a che fare con la Juventus. Ti invito ovviamente ti ringrazio e ti invito a, se ti va, di tornare qualche altra volta, sperando di non dover parlare nuovamente di extracampo ma di doverci soffermare su quello che è il calcio e quindi partite, risultati e quant'altro. No, compatibilmente con i miei impegni di lavoro tornerò molto molto volentieri. Sì, l'augurio che tu enunci è perfetto, cioè la speranza è che la prossima volta che ci incontreremo io e te si possa dialogare solo o esclusivamente di Prato Verde, di pallone, di risultati, di prospettive, di acquisti. Perché poi il calcio è questo. Credo che un pochino tutti si siano stufati di dover avere sempre un orecchio teso verso aule di tribunali, squalifiche, previsioni. Il calcio va giocato sul campo e speriamo che d'ora in poi possa essere solo e esclusivamente questo. Sì, siamo tutti stanchi di avere un codice di procedura civile o un codice di giustizia sportiva in mano sempre per poter parlare di queste vicende. Allora ne approfitto per ringraziarti ancora e di salutare tutti i nostri amici di FCM New Sport. Ciao, grazie, alla prossima, un saluto ovviamente a tutti i tuoi follower.